Arrivati naturalmente alla Smart City Week, ma penso che sarete qui forse che girate da un po', vista la ricchezza di appuntamenti che stanno animando la piazza in questi giorni. Ecco, questo momento è la giornata conclusiva, l'appuntamento conclusivo della giornata per la trasparenza, che è oggi, che è stata organizzata dal Comune di Trento nell'ambito di quanto previsto dal piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, ma anche, penso significativamente, all'interno di Trento Smart City, che non è solo tecnologia, ma è anche un momento di avvicinamento al cittadino, di conoscenza da parte del cittadino, ma anche di confronto col cittadino, e credo che questo sia anche lo spirito che anima o dovrebbe animare il piano. Perché quindi una giornata sulla trasparenza, vi domanderete voi, che probabilmente è una di quelle caratteristiche che più si chiedono all'amministrazione, in cui molto si è fatto, in cui magari ancora il cittadino ogni tanto si sente un po' abbandonato, ancora non si è fatto del tutto, o questa almeno è l'impressione. Lo scopo è quello di far conoscere ai cittadini le regole che esistono sulla trasparenza, quello che è stato fatto, quello che si sta facendo quotidianamente, ma aprire anche appunto un'occasione di incontro e di confronto con i cittadini, ma tutti i soggetti esterni, naturalmente penso alle imprese, penso alle associazioni, che ogni giorno quotidianamente per operare si devono comunque confrontare in qualche modo con l'amministrazione e farlo così in un contesto più... così, di festival, può essere anche un'occasione importante. Tanti sono gli interventi che si sono succeduti oggi, ci è parlato di, forse qualcuno l'avrete senz'altro seguito, si è parlato di sportello online, si è parlato anche della partecipazione rispetto alla costruzione del nuovo piano regolatore della città di Trento, si è parlato dei tanti, ne abbiamo visto un esempio anche prima, le app, i tanti strumenti di comunicazione anche istituzionali di cui il Comune si sta dotando e che devono un po' essere conosciuti per essere utili veramente, per essere anche migliorati, perché tutte le cose vanno approvate. Per parlare di queste cose con noi, sono con noi due ospiti, lo spazio è quello delle smart people, quindi persone interessanti, con storie interessanti da raccontare. Devo dire che le nostre due ospiti di sicuro di trasparenza ne sanno un bel po'. Cominciamo, sono con noi infatti Anna Simonati, professore associato di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, e si occupa fin dalla tesi del suo dottorato di ricerca di questi temi, no? Perché la tesi era su diritto di accesso ai documenti amministrativi e riservatezza dei terzi, ma poi penso che le esperienze siano state decisamente tante e variegate. E poi c'è Alessandra Ianes, responsabile del progetto Prevenzione della Corruzione e Trasparenza presso il Comune di Trento, una struttura da poco istituita, proprio a testimonianza dell'impegno che l'amministrazione sta riservando a questo ambito. Ecco, io lascio naturalmente a loro la parola, però mi dicono che se ci fossero delle domande anche durante il loro intervento non dovete fare altro che accennare, io correrò con il microfono, quindi buon ascolto. Buonasera, allora iniziamo da questo concetto di trasparenza appunto che abbiamo voluto inserire qui nel tema Smart City Week, proprio perché possa essere compreso il suo molteplice valore. Quando infatti parliamo di trasparenza abbiamo diverse possibilità, diversi piani da tenere in considerazione, e negli interventi che hanno rappresentato questa giornata per la trasparenza questi diversi piani sono emersi in maniera molto significativa, credo. E prima di tutto dobbiamo considerare il principio della trasparenza dal punto di vista culturale e organizzativo, come cultura dell'organizzazione che deve rendersi conto di muoversi con un rapporto con i cittadini nuovo e sostanzialmente innovativo, e tutti gli strumenti che abbiamo visto messi in campo dalle amministrazioni in questa giornata e non solo in questa giornata rappresentano questa volontà di un cambio culturale all'interno dell'amministrazione, prima di tutto, che poi deve essere recepito necessariamente anche dai cittadini. C'è sicuramente un altro aspetto, un secondo piano che si va a intersecare con questo piano di cui abbiamo parlato, che è un piano tecnico, perché dall'applicazione di questo principio derivano scelte operative, scelte tecniche che vogliono dire
una nuova modalità di operare per l'amministrazione e una nuova modalità dei cittadini di interagire con l'amministrazione stessa. E quindi abbiamo parlato di open data, abbiamo parlato di app, abbiamo parlato di appunto nuovi strumenti e nuove scelte organizzative che sono necessarie per attuare questo principio che l'organizzazione appunto vuole portare avanti. E poi c'è un piano normativo che non possiamo naturalmente dimenticare, perché è direi fondamentale. Forse le nostre formazioni lo tradiscono, ma non lo possiamo dimenticare in generale, nel senso che ci sono una serie di adempimenti. Il legislatore si è mosso nel termini di valorizzare la trasparenza e in primo luogo oggi soprattutto in primo luogo come misura di prevenzione della corruzione. E quando parliamo di corruzione qui non parliamo strettamente di corruzione intesa dal punto di vista dei reati, ma di buona amministrazione e di prevenzione di tutti quei fenomeni che generalmente sono identificati come maladministration, quindi con sviamento della finalità pubblica nell'azione dell'ente. Evidentemente il legislatore è intervenuto su questi temi in maniera forte, ridisegnando completamente il principio della trasparenza, che ha avuto un'evoluzione, un'accelerazione importante dal 2013 a oggi. Poi con la professoressa Simonati avremo modo di considerarlo più nel dettaglio. Mi preme considerare, scusate, sbaglio ordine. Mi preme considerare rispetto al tema culturale che la nostra organizzazione come Comune di Trento ha valorizzato fin da tempi direi non sospetti questo principio della trasparenza, e volendolo inserire in maniera secondo me molto significativa nell'ambito della Carta dei Valori. Carta dei Valori che rappresenta la mission del Comune di Trento, approvata come atto volontario da parte dell'amministrazione nel 2005, come vedete approvata con una delibera della Giunta del 2005, a significare che prima di quella lettura strettamente adempimentale che ora verremo anche a raccontarvi, e sta una volontà di cambiare la cultura organizzativa, di portare dentro la cultura organizzativa del nostro ente il principio della trasparenza come un elemento fondante, insieme ad altri che qui leggete, il senso e l'orientamento verso il cittadino, la creatività, l'innovazione, il fare squadra, eccetera. Però credo sia significativo oggi che la trasparenza è diciamo un elemento di cui si parla in moltissimi ambiti, evidenziare che la nostra amministrazione ci ha creduto fin dal 2005, volendolo proprio inserire nella sua Carta dei Valori. La trasparenza, vi dicevo, ha avuto un'evoluzione molto significativa negli ultimi anni. È passata diciamo da una trasparenza all'interno del procedimento che vedeva quel cittadino specificamente interessato a quell'azione che lo interessava direttamente avere una serie di diritti collegati all'esercizio di un suo specifico interesse, a una trasparenza che diventa accessibilità totale rispetto alle informazioni, ai dati, all'attività dell'amministrazione, con una finalità che appunto vi dicevo collegata alla prevenzione della corruzione, nei termini in cui permette al cittadino di conoscere l'attività dell'amministrazione al di là del suo specifico interesse, ma con una finalità di partecipazione da una parte alle scelte tramite la conoscenza delle attività dell'amministrazione e dall'altra parte di controllo diffuso che i cittadini possono esercitare naturalmente solo se possono conoscere le informazioni e le attività con cui l'amministrazione si muove. È evidente anche in questo caso che il piano culturale organizzativo incide significativamente, perché
da una parte un'amministrazione che, cioè abbiamo un'amministrazione che si deve porre in una maniera diversa nei confronti del cittadino e nei confronti delle informazioni che lei detiene, e sono stati interessantissimi in questo senso gli interventi di questa mattina sugli open data e su tutti i nuovi filoni che si stanno muovendo, addirittura con questa proposta formativa, non so se avete seguito, io ho trovato molto interessante questa laurea magistrale in data science, che rappresenta proprio l'evoluzione di una nuova cultura del dato che dobbiamo considerare necessaria anche dentro le amministrazioni, ma non solo, perché se parliamo di dialogo, parliamo di dialogo con i cittadini, e quindi abbiamo bisogno di considerare anche un nuovo apporto che deve portare il cittadino, con una certa responsabilizzazione anche dell'intervento del cittadino, perché se parliamo di controllo diffuso, naturalmente questo comporta tutta una serie di oneri e onori a questi collegati. Ora, la trasparenza come accessibilità totale, con questa evoluzione di cui vi ho parlato, ha due significativi elementi che sono, da una parte, la individuazione di una nuova sezione che tutte le amministrazioni pubbliche, non il Comune di Trento, ma tutte le amministrazioni pubbliche italiane devono garantire, che è la sezione amministrazione trasparente. Quindi su tutti i siti delle amministrazioni voi troverete questa sezione amministrazione trasparente con una stessa struttura in termini di dati e di informazioni che vi potete trovare, in modo anche da poter ragionare in termini di confronto o di parallelismi tra diversi enti. Quindi una griglia comune, diciamo, che l'amministrazione deve implementare con naturalmente i propri dati e le proprie informazioni. Oltre a questo elemento di trasparenza strettamente intesa come accessibilità diretta ad una serie di informazioni che sono precatalogate in quanto ritenute particolarmente significative dal legislatore, è stata introdotta significativamente anche una nuova forma di diritto di accesso, anzi le nuove forme sono due, parliamo di accesso civico da una parte e di accesso generalizzato dall'altra. Allora, queste nuove forme di accesso sono proprio collegate a questo nuovo concetto di trasparenza. E quando parliamo di accesso civico, parliamo del diritto del cittadino di trovare quelle informazioni che, vi dicevo, devono essere strutturate in questa sezione dell'amministrazione trasparente. Questo vuol dire che se il cittadino, visitando questa sezione, non dovesse trovare queste informazioni, potrà rivolgersi all'amministrazione, in particolare al responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, tra l'altro per il Comune di Trento, la responsabile in sala, dottoressa Ambrosi, che saluta, per ricevere l'informazione rispetto alla necessità o meno di trovare quella informazione sul sito, e in caso di accoglimento dell'istanza, l'amministrazione, e quindi fondatezza dell'istanza, l'amministrazione dovrà provvedere alla immediata pubblicazione sul sito, in modo da rendere disponibile non solo a quel cittadino che ha fatto l'istanza di accesso civico, ma a tutti i cittadini l'informazione laddove doveva essere presente, quindi sul sito. L'accesso civico generalizzato è, diciamo, l'evoluzione di questo, nel senso che al di là delle informazioni che devono essere pubblicate sulla sezione amministrazione trasparente, in forza di quel principio di accessibilità totale alle informazioni che abbiamo richiamato come concetto della trasparenza, il cittadino potrà richiedere tutti i documenti che sono ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, e quindi aprendo moltissimo alla conoscenza dell'attività dell'amministrazione rispetto al vecchio diritto di accesso documentale. Poi la dottoressa Simonati ci farà dei distinguo un po' più articolati su questo, ma io vi volevo inquadrare il tema anche per dirvi quello che ha fatto il Comune di Trento rispetto a questo. Allora, da una parte abbiamo implementato il sito con questa sezione amministrazione trasparente, questa è la sezione del Comune di Trento, vedete sulla sinistra
della schermata tutte le categorie di informazioni che voi potete trovare. Ripeto, questo elenco non è fissato dall'amministrazione singola, ma è fissato dalla legge. E qui noi andiamo ad implementare costantemente le informazioni e i documenti richiesti. Quindi accedendo alla home page del Comune di Trento potete accedere a questa sezione e consultarne tutti i contenuti. E, rispetto a questa sezione, visto che le informazioni sono molte e la specificità del nostro ordinamento può anche essere un piccolo aggravio per il cittadino che si deve individuare qual è la norma di riferimento, avendo noi una pluralità di norme di riferimento, perché talvolta applichiamo direttamente norme nazionali, altre volte abbiamo le normative di settore, regionali o provinciali che siano. Abbiamo ritenuto, anche qui scelta volontaria dell'amministrazione, proprio perché, ripeto, il tema della trasparenza sta nella cultura organizzativa del nostro ente, di strutturare di adottare un piano operativo per la trasparenza. Quindi voi, torno un attimo indietro, dalla home page dell'amministrazione trasparente, qui trovate anche il link sul fondo della descrizione di cosa potete trovare dentro l'amministrazione trasparente, al piano operativo, che rappresenta sostanzialmente una descrizione in forma tabellare di tutto quello che potete trovare dentro questa sezione in termini di contenuti, in termini di tempistiche di aggiornamento, in termini di responsabili alla pubblicazione e oltre che in termini di controlli che la nostra amministrazione fa sul corretto adempimento di tutti questi step sulle pubblicazioni. Questo per quanto riguarda la sezione amministrazione trasparente. Sull'altro fronte dei diritti di accesso, al fine di rendere gli tre strumenti, il vecchio diritto di accesso documentale che già vigeva e queste nuove forme di accesso di cui vi ho raccontato, diritto di accesso civico e diritto di accesso generalizzato, il Comune di Trento ha adottato ha modificato un regolamento che già avevamo sul regolamento sul procedimento amministrativo e l'allora solo accesso documentale, in modo da in un unico, diciamo, atto regolamentare disciplinare tutte le forme di accesso, quindi dare una uniformità anche per poter applicare in maniera chiara i diversi istituti. Ecco, questo è un po' quello che gli step ultimi che la nostra amministrazione ha deciso di attuare per rendere sempre più concreto questa l'applicazione di questo principio della trasparenza di cui stiamo parlando. Direi che lascio la parola alla professoressa Simonatti. Grazie. Bene, buonasera anche da parte mia. Allora, la dottoressa Glianes ha detto molte cose interessanti, calate soprattutto nella realtà amministrativa applicativa del Comune di Trento, ma vi ha già dato l'idea, mi sembra, di quanto sia complesso il tema della trasparenza. Lo è a livello operativo, lo è per noi giuristi che a livello scientifico stiamo cercando di raccapezzarci oggi in questa tematica. E vi voglio far notare, riprendendo i concetti che lei ha già introdotto, come in realtà la caratteristica che, a mio parere, oggi contraddistingue la trasparenza amministrativa sia proprio la complessità e vorrei dire anche la polisemia, cioè l'assunzione di più significati da parte dello stesso termine. Questo non è vero soltanto a livello applicativo, perché poi vi porterò degli esempi, cercherò di dimostrarvi come trasparenza amministrativa possa voler dire tante cose nella pratica delle pubbliche amministrazioni. Non è vero neanche soltanto dal punto di vista della differenziazione di come la trasparenza è vissuta e percepita dalle singole amministrazioni, perché è abbastanza palese che un'amministrazione nazionale, un'amministrazione regionale o un piccolo comune
possano percepire e anche applicare lo stesso principio a seconda delle risorse che hanno a disposizione e anche dei problemi che devono risolvere in maniera fatalmente un po' diversa. E guardate che di questo il legislatore è perfettamente consapevole, ma in realtà la questione della polisemia e della complessità del concetto di trasparenza emerge molto bene a livello normativo. Cioè, se noi guardiamo le disposizioni che sono vigenti, la presa di posizione da parte del legislatore nazionale più recente e più significativa è quella contenuta nel decreto 33 del 2013, che è già stato evocato. Io cercherò, avendo un po' di tempo ma non tantissimissimo a disposizione, di darvi una visione d'insieme. Poi tenete conto, questo ve lo devo dire prima per onestà intellettuale, che i livelli normativi sono molto stratificati, perché su questo tema poi ci sono anche delle leggi regionali diverse, con diversi livelli di autonomia, ci sono i regolamenti dei comuni, ci sono gli altri enti pubblici, ogni ente pubblico di solito declina la trasparenza a modo suo. Quindi io cerco di darvi una visione d'insieme, però vi devo dire all'inizio che necessariamente c'è un certo margine di approssimazione in cui vi dirò, naturalmente, non posso entrare nel dettaglio. Comunque, il legislatore nazionale, quando prende posizione in maniera definitoria, cioè cercando di dire che cos'è la trasparenza, cosa che prima non aveva fatto, è una novità del 2013, lo fa nei termini che potete vedere, che come potete pure apprezzare, perché ho fatto un po' un riassunto dell'articolo 1, però le parole sono quelle che utilizza il legislatore, è abbastanza problematica. La trasparenza è intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dice il nostro legislatore nazionale, dando per scontato che la trasparenza voglia dire veramente dare ai cittadini la possibilità di sapere tutto, allo scopo di fare cose ben rilevanti, tutelare i diritti, promuovere la partecipazione all'attività amministrativa, favorire forme diffuse sul di controllo, sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Pare quasi di assistere a una vera e propria rivoluzione copernicana nell'attività della pubblica amministrazione, in cui tutto è accessibile, tutto è pubblico, tutto può essere conosciuto liberamente dai destinatari del potere, che sono i cittadini. Però, come potete vedere, subito dopo è lo stesso legislatore a delimitare questa nozione che sembra essere così vasta, perché ci dice che la trasparenza è una bellissima cosa, concorre ad attuare tanti meravigliosi principi e diritti costituzionali, cosa assolutamente vera, ma non in maniera così assoluta, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto d'ufficio, segreto statistico e protezione dei dati personali. Questo cosa significa? Che forse quell'accessibilità totale non è proprio totale, ma non è totale non perché il legislatore voglia contraddire immediatamente se stesso perché si sia sbagliato, perché in realtà la trasparenza, e lo potete vedere già da questa formulazione normativa molto complicata, è tante cose. È un principio operativo che guida l'attività della pubblica amministrazione, ma è anche un obiettivo a cui tendere, e come tutti gli obiettivi a cui tendere non è immediatamente realizzato in ogni specifica piccola azione della pubblica amministrazione. Non solo, il principio di trasparenza può essere visto come un corollario di un principio molto più ampio che viene codificato a livello costituzionale, cioè il principio di buon andamento amministrativo. Ma ci sono, quindi, di buona amministrazione, diciamo. Ma ci sono anche altri corollari, fra questi l'efficacia, l'efficienza e l'economicità. Quindi l'attività della pubblica amministrazione deve essere efficiente. E questo cosa significa? Molte cose, ma fra le altre che deve essere celere e che deve essere in qualche misura anche economica, cioè deve fare i conti con la ristrettezza delle risorse a disposizione. Già questo evidenzia, credo in maniera molto plastica, che la trasparenza in concreto non possa consistere nell'accessibilità totale, perché questo sarebbe impossibile da gestire per qualsiasi pubblica amministrazione. Non solo però, c'è anche una ragione più virtuosa in realtà, più concettuale se vogliamo, più connessa al principio di buona amministrazione, per cui la trasparenza di fatto non può consistere nell'accessibilità totale. E cioè il fatto che in una qualsiasi società, per funzionare bene,
la pubblica amministrazione non può essere totalmente esposta alla conoscenza dei cittadini, ma proprio per garantire i diritti dei cittadini come gruppo e come singoli, deve garantire anche la permanenza di sacche di opacità, cioè di aree sottratte alla totale pubblicità, perché la totale pubblicità, se fosse veramente effettiva, potrebbe risultare anche controproducente. Questo è vero se pensate, per esempio, ai macro segreti, come li chiamo io, di interesse pubblico. Pensate alla sicurezza militare, pensate alla prevenzione e alla repressione dei reati, alla segretezza delle indagini, quantomeno finché sono in corso. Non avrebbe senso rendere tutto quanto aperto e disponibile ai cittadini, perché danneggerebbe gli stessi principi di convivenza sociale. Non solo, ci sono diritti individuali che spettano a ciascuno di noi, che per la loro assoluta rilevanza diventano di interesse pubblico. È chiaro che c'è una sfera di dati, di informazioni che riguardano ciascuno di noi, che sono così connesse con la sfera intima, che sarebbe assolutamente anacronistico e controproducente per la convivenza sociale esporre alla conoscenza di chiunque. Quindi, come potete vedere, in questa definizione normativa il legislatore prende atto di questa complessità, dà una definizione di massima che è però soltanto tendenziale, subito dopo la ridimensiona per dar conto del fatto, e su questo torneremo perché secondo me è un po' il cuore del problema che stiamo affrontando oggi, che la trasparenza è un principio che è per sua natura compromissorio e che richiede di risolvere dei problemi di reciproca armonizzazione fra valori potenzialmente confliggenti. D'altro canto, parlavo prima di polisemia, la nozione normativa, quella che è stata introdotta nel 2013 e poi approfondita con la riforma operata con il decreto legislativo 97 del 2016, che è ha modificato, diciamo, il decreto 33, non è l'unica nozione in realtà accolta nel nostro ordinamento giuridico. È quella che ha codificato il legislatore e prima del 2013, ci diceva prima la dottoressa Glianes che il Comune di Trento molto prima ha parlato in un atto che non è normativo ma è programmatico e quindi blandamente normativo di trasparenza. Non solo, la legge nazionale generale sul procedimento amministrativo, che è l'ormai mitica legge 241 del 1990, da tempo elenca fra i principi generali dell'attività amministrativa proprio la trasparenza. La cosa interessante è che, pur avendola enumerata, non l'ha mai definita. E non avendola definita, ha prestato il fianco a coloro, cioè sostanzialmente quasi tutti, che ritenevano che questo silenzio volesse confermare la validità della nozione di trasparenza che si era sedimentata fino a quel momento, non negli atti normativi, ma nelle riflessioni della dottrina e nelle sentenze dei giudici, essenzialmente. E qui io ho cercato, volendo essere, come dire, concisa, di indicarvi quelli che secondo me sono i tre concetti cardine su cui poggia la nozione tradizionale di trasparenza. La definizione di trasparenza che io preferisco è quella per cui il principio di trasparenza impone alla pubblica amministrazione di rendere la sua attività conoscibile nel suo dispiegarsi e controllabile nei suoi prodotti finali. Il che secondo me rende bene l'idea del dinamismo, cioè essere trasparenti non vuol dire soltanto far conoscere ai destinatari del potere gli effetti conclusivi dell'esercizio del potere, ma anche instaurare un dialogo pressoché costante con i privati nel momento in cui il potere viene esercitato, prima ancora che sia arrivato alla manifestazione conclusiva della volontà della pubblica amministrazione, il che consente non soltanto ai cittadini in qualche modo di essere consapevoli di come le cose si stanno muovendo, ma anche all'amministrazione di arricchire l'istruttoria, di conoscere, dialogando con i cittadini, nuove cose, elementi di fatto di diritto che la possono aiutare alla fine di questo percorso ad assumere la decisione auspicabilmente migliore, ma comunque più meditata, che tenga conto di tutti gli elementi utili per farlo. Come potete vedere, alla base di questa piramidona io ho inserito anche un terzo elemento e mi rendo conto che questo possa apparire destabilizzante, forse in parte contraddittorio, perché ho voluto, come dire, dare lo spazio che a mio parere merita alla procedimentalizzazione dell'attività amministrativa.
L'attività amministrativa si svolge, oggi palesemente, ma da un bel po' di tempo, prevalentemente, diciamo così, tramite procedimenti amministrativi. Il procedimento amministrativo può essere definito come una successione logica e cronologica di tappe che devono essere seguite dall'amministrazione per raggiungere la sua determinazione ed emanare i provvedimenti finali. Perché la procedimentalizzazione può essere vista come uno strumento di trasparenza? Questo non è scontato, naturalmente. Anzi, io sono consapevole che dal punto di vista dei cittadini la procedimentalizzazione a volte può essere vista come un ostacolo alla trasparenza, come una complicazione dell'attività amministrativa, e in parte indubbiamente lo è, perché costringe la pubblica amministrazione a seguire un iter, a seguire delle tappe che sono predeterminate dal legislatore, che possono variare un po' a seconda del tipo di procedimento, ma che comunque rappresentano uno schema comune. E questa è una complicazione, indubbiamente, soprattutto nei casi in cui la decisione appare semplice dal punto di vista contenutistico e quindi ci si potrebbe aspettare una maggiore immediatezza anche cronologica. Tuttavia, trovo che proprio la procedimentalizzazione sia una garanzia. È una garanzia per l'amministrazione, che sa come deve decidere, può anche ridurre cronologicamente tantissimo le varie fasi del procedimento, quando il procedimento è molto semplice, ma sa come deve fare per raggiungere la decisione finale. E anche, vorrei dire soprattutto, è una garanzia per gli amministrati, per i destinatari del potere, che sanno prima ancora che il procedimento inizi come si svolgerà e quindi hanno gli strumenti per verificare se l'amministrazione effettivamente segue quell'iter, prende in considerazione tutti gli elementi di fatto e di diritto che deve prendere in considerazione e quindi si fa veramente bene quello che deve fare. E questo è palesemente uno strumento di trasparenza, se noi intendiamo la trasparenza come conoscibilità e controllabilità dell'attività della pubblica amministrazione. Questa concezione è stata poi tradotta dal legislatore. Io idealmente faccio sempre riferimento naturalmente alla legge nazionale 241 del 1990, però è stata poi questa normativa tradotta praticamente da tutti i legislatori regionali. In Trentino c'è la legge 23 del 92 che l'ha sostanzialmente introdotta nell'ordinamento locale e i legislatori, sarebbe meglio dire, hanno codificato questa nozione tradizionale di trasparenza che io ho cercato di riassumervi poc'anzi in una serie di istituti, cioè di strumenti operativi che servono per instaurare un rapporto dialogico quanto più possibile fruttuoso e costante con gli amministrati che poi sono i destinatari del potere. Ce ne sono tanti e in questa slide io non li ho sicuramente inseriti tutti. Ho cercato di inserire quelli che a mio avviso sono forse più utili in concreto, forse più famosi e forse anche un po' più diversi l'uno rispetto all'altro, per darvi l'idea della varietà con cui tradizionalmente il principio di trasparenza si è estrinsecato e si è, come dire, incarnato, no? In istituti amministrativi concreti. Il primo è l'avviso di avvio del procedimento. Quando la pubblica amministrazione inizia un procedimento amministrativo, deve darne notizia. A chi? Al possibile destinatario del provvedimento finale e a tutte quelle persone che già all'inizio è evidente siano interessate allo svolgimento di quel procedimento, quelli che con un termine molto glam, che ho visto richiamato alla luce delle cose che sono state fatte stamattina, oggi forse definiremo gli stakeholders, ok? Cioè tutti coloro i quali hanno un interesse coinvolto già a monte. A cosa serve l'avviso dell'avvio del procedimento? Serve a tante cose. Innanzitutto a far sapere a questi interlocutori che l'amministrazione sta cominciando a pensare alla loro fattispecie, alla loro questione. Ma dà anche agli amministrati che la ricevono una serie di informazioni. Dice qual è l'amministrazione competente, dice qual è il tipo di provvedimento sul quale si sta ragionando e che forse sarà emanato, dice qual è il suo possibile contenuto, dice qual è la tempistica del procedimento, cioè qual è il lasso temporale entro il quale quel provvedimento dovrà essere emanato. Non solo. Nell'avviso dell'avvio del procedimento, e questo è forse l'istituto più trasparente di tutti, la pubblica amministrazione dice anche chi è
l'ufficio responsabile del procedimento, all'interno del quale poi si individua una persona, un essere umano responsabile del procedimento. Il responsabile del procedimento è una figura che noi oggi tendiamo a dare per scontata, ma guardate che è una delle fattispecie più brillanti a cui il nostro legislatore ha pensato quando ha dovuto decidere come trasferire, come trasformare in concreto il principio altrimenti astratto di trasparenza, perché offre agli amministrati la possibilità di individuare un interlocutore a cui possono rivolgere tutte le loro, sto pensando a una parola gentile, manifestazioni d'opinione, ok? Tutti i loro punti di vista, a volte anche polemici, a volte invece, come dire, adesivi, rispetto all'esercizio del potere amministrativo. Quindi l'avviso di avvio del procedimento inteso in questi termini è strettamente connesso con l'esercizio dei diritti di partecipazione procedimentale, che consentono agli amministrati di presentare delle memorie scritte, cioè insomma delle relazioni, con cui dicono all'amministrazione, che è il loro interlocutore, come la pensano sulla questione in cui sono coinvolti. E di questo l'amministrazione dovrà tener conto. Non sarà ovviamente obbligata a condividere il punto di vista espresso dai privati, ma ne dovrà tener conto. Non potrà completamente pretermettere queste manifestazioni che le sono pervenute dai privati. Poi c'è un istituto molto classico del diritto amministrativo, addirittura precedente storicamente alla codificazione del principio di trasparenza, a cui è comunque riconducibile, ed è la motivazione dei provvedimenti amministrativi. Tutti i provvedimenti amministrativi devono essere motivati. Questo cosa vuol dire? Che affinché siano legittimi, devono contenere l'indicazione degli elementi di fatto e di diritto di cui la pubblica amministrazione ha tenuto conto per decidere e che l'hanno indotta a decidere in quel modo. Ancora una volta, se il provvedimento amministrativo non contiene la motivazione, è illegittimo. Poi ci sono istituti molto più moderni, recentemente introdotti dal legislatore. E l'esempio che ho scelto per voi è il preavviso di rigetto, cosiddetto preavviso di rigetto, questo è il termine comune, diciamo così, volgare, in senso buono. Il preavviso di rigetto è quell'istituto in base al quale, quando un privato ha chiesto a una pubblica amministrazione di emanare nei suoi confronti un provvedimento favorevole che lui aspira a ottenere, ovviamente, e la pubblica amministrazione, fatta l'istruttoria, cioè raccolti tutti gli elementi di fatto e di diritto, magari anche le memorie dell'interessato che la dovrebbero convincere a dirgli di sì o dirgli di no, se è convinta che probabilmente gli dirà di no, prima di farlo glielo deve dire, dandogli un lasso di tempo abbastanza breve, tendenzialmente 10 giorni, entro i quali lui o lei può far valere la sua posizione nuovamente all'amministrazione, cercando di farle cambiare idea, cercando di farle rendere conto che si sta sbagliando e dicendole perché secondo lui o lei si sta sbagliando. È chiaro che anche questo è un istituto di trasparenza amministrativa che ha a che fare con la conoscibilità e la controllabilità dell'attività della pubblica amministrazione. Su tutti questi istituti ce n'è uno che campeggia sicuramente come simbolo totemico della trasparenza amministrativa, per così dire, cioè l'accesso documentale, già evocato poco fa dalla dottoressa Lianes, che è stato per tanti anni l'istituto principe della trasparenza amministrativa, con cui a torto però si faceva quasi coincidere la trasparenza, no? Perché in realtà, come avete visto, ci sono tanti altri istituti oltre all'accesso documentale. Io qui ho cercato di evidenziare gli elementi fondamentali dell'accesso tradizionale, ovviamente documentale, quindi il suo oggetto sono i documenti amministrativi. I documenti amministrativi non sono soltanto quelli cartacei, perché il legislatore ha precisato che è documento amministrativo ogni rappresentazione del contenuto di atti, quindi anche il documento informatico potenzialmente è un documento amministrativo. Però i documenti, chi sono i titolari? Sono i soggetti privati titolari di un interesse qualificato, cioè in pratica questo istituto si pone essenzialmente come istituto autoprotettivo. Il presupposto è che chi chiede l'accesso voglia tutelare, cercando di conoscere il contenuto di uno o più documenti
giudizi amministrativi un suo interesse sostanziale. Quindi nel momento in cui presenta l'istanza di accesso documentale deve motivare questa istanza, deve dire qual è l'interesse sostanziale di cui è titolare e che mediante l'accesso desidera tutelare o tutelare meglio, e quindi deve correlare molto strettamente l'esercizio dell'accesso documentale con il desiderio di proteggere il suo patrimonio giuridico. Questo distingue molto nettamente l'accesso documentale, che è questo, che è un istituto risalente, introdotto nel nostro ordinamento giuridico nel 1990 come istituto generale, da altri istituti di accesso che sono stati già evocati ancora una volta dalla dottoressa Glianes, che sono l'accesso civico e l'accesso generalizzato, che, come diceva prima lei e vi ripeto io, hanno una finalità molto diversa, cioè non quella autodifensiva, ma quella di consentire a chi li esercita di svolgere un controllo generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione. Questo è molto interessante perché se leggete le norme sull'accesso documentale contenute nella legge 241, troverete scritto che svolgere un controllo generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione è proprio quello che con l'accesso documentale non si può fare, cioè è vietato. E questo ci fa capire come quella duplicità di significato che assume il principio di trasparenza si riverberi tutto sommato nelle modalità con cui l'accesso complessivamente inteso può essere esercitato e come le varie tipologie di accesso viste tutte insieme possono anche essere complementari l'una rispetto all'altra. Peraltro io vi devo fare anche un'ulteriore precisazione, perché quando vi parlo dell'accesso documentale, vi dicevo prima, necessariamente devo essere un po' sintetica e riassuntiva, vi parlo della figura più generale di accesso, cioè quella che è descritta nella legge generale sul procedimento amministrativo, che è la legge 241 del 1990, poi recepita da vari legislatori regionali a livello locale. Però in realtà, anche tralasciando quello che diremo sull'accesso civico e sull'accesso generalizzato, questo accesso, quello generale, non è l'unico tipo di accesso amministrativo, per così dire. Perché accanto a questo, il legislatore nazionale ha previsto varie tipologie di accessi settoriali, che, grosso modo, possono essere considerati come fratelli minori o cugini, a seconda dei punti di vista di questo, che però rispetto a questo si differenziano un po'. Ce ne sono in tanti settori, alcuni più particolari in ambito bancario, per esempio nell'ambito dei contratti pubblici, cioè gli appalti, ma ce ne sono anche di più generali. Pensate per esempio all'accesso in materia ambientale, che è uno dei primi, tra quelli settoriali, che sono stati identificati e che ha delle peculiarità notevoli rispetto a quello generale, perché deriva dal diritto sovranazionale, da una convenzione che è stata una pietra miliare nell'evoluzione del diritto dell'ambiente, la mitica convenzione di Aarhus. E questa legittimazione del diritto sovranazionale ha determinato che i singoli legislatori nazionali lo abbiano dovuto recepire un po' nello stesso modo tutti quanti, e ha delle caratteristiche peculiari rispetto a quello di cui vi sto parlando io. Un altro importante tipo di accesso generale, ma non così generale, è quello nell'ambito degli enti locali, che oggi è disciplinato a livello nazionale nel testo unico enti locali, il decreto legislativo 267 del 2000. Quindi siate consci del fatto che quello che vi sto dicendo ha una portata in qualche modo limitata e parziale, perché ci sono poi tante figure particolari di accesso. E poi ci sono i nuovi accessi, questi qua, gli accessi online già evocati più volte, l'accesso civico e l'accesso generalizzato. Qui Alessandra Glianes ve ne ha già parlato un po', quindi io mi limito a fare alcune precisazioni per dirvi quali sono le peculiarità. Allora, una prima peculiarità, lo vedete dal titolo di questa slide, è una peculiarità modale, cioè questi sono diritti di accesso che si esercitano tendenzialmente instaurando un dialogo per via telematica con la pubblica amministrazione, cioè o visitando i siti online, oppure, come vedremo, comunque chiedendo alla pubblica amministrazione di incrementare anche in via telematica la sua trasparenza, mettiamola così, anche se poi su questo ci possono essere delle cose, delle precisazioni da effettuare, perché il diritto di accesso
generalizzato che è stato introdotto con la riforma del 2016 ha ancora una fisionomia non chiarissima nell'ordinamento, ci sono ancora alcuni dubbi applicativi che lo rendono un po' oscuro, diciamo, rispetto all'accesso civico vero e proprio. L'accesso civico si pone essenzialmente, il che è forse un po' paradossale, come sanzione di fatto, no? Ed è emerso molto bene da quello che diceva prima Alessandra, perché il decreto 33 stabilisce che ci siano determinate categorie di documenti, dati e informazioni che devono essere rese pubbliche mediante pubblicazione sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni. Se la pubblica amministrazione non adempie a questo obbligo, il cittadino potrà chiedere in qualche modo di ottemperare all'obbligo previsto dalla legge. Quindi a fronte di una mancata azione si chiede l'adempimento. L'accesso civico generalizzato invece ha una finalità ulteriore perché riguarda elementi che non sono già pubblici per legge, cioè non c'è un obbligo della pubblica amministrazione di inserirli sui siti, sono ulteriori, però potrebbe essere utile per i cittadini conoscerli e quindi possono presentare un'istanza alla pubblica amministrazione affinché li pubblichi sul sito, forse no, affinché li comunichi probabilmente. Anche se poi ci si può chiedere che cosa succede, e se lo chiede anche il legislatore infatti, se tante persone chiedono lo stesso dato, forse in quel caso potrà essere pubblicato. Attenzione però, qui ci sono alcune precisazioni da effettuare. Innanzitutto potete vedere come l'accesso civico e l'accesso generalizzato siano per molti aspetti simili fra di loro, perché hanno lo stesso oggetto, anche se, nel senso, dati, documenti, informazioni nel principio, nella disciplina nazionale, con una importante differenza. L'accesso civico come presupposto richiede che ci sia una norma che rende quegli elementi pubblici, cioè c'è un obbligo di pubblicare. Questo non vale invece per l'accesso generalizzato, come abbiamo detto. Però gli altri elementi coincidono perfettamente. I titolari di entrambe queste tipologie di accesso sono tutti, sostanzialmente. Non c'è bisogno di dimostrare di avere un interesse sottostante che ci spinge a voler conoscere con particolare accuratezza una certa questione perché dobbiamo difendere o curare in maniera adeguata un nostro diritto soggettivo o un interesse comunque sostanziale. Quindi la finalità che sta alla base di entrambe queste tipologie di accesso è l'esigenza di svolgere un controllo diffuso, generalizzato, quindi come dice talora il legislatore, sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Quella finalità che all'inizio del decreto 33 abbiamo visto essere intesa come la finalità precipua del nuovo principio di trasparenza, la famosa accessibilità totale. Questo mi permette anche di fare una precisazione rispetto a quello che diceva prima Alessandra con riferimento al legame fra il principio di trasparenza e la prevenzione e la repressione della corruzione, intesa in senso ampio, cioè come maladministration, come cattiva amministrazione, no? non necessariamente in prospettiva penalistica, diciamo così. Qui c'è una presunzione da parte del legislatore, indubbiamente. Il legislatore italiano non è solo in questo, è una presunzione che è stata accolta anche a livello sovranazionale, e cioè che pubblicare, rendere conoscibile l'attività amministrativa, sia un buon deterrente per contrastare, addirittura prevenire la maladministration. È una presunzione di cui i legislatori oggi si stanno assumendo le responsabilità, che sta complicando per molti aspetti l'attività delle pubbliche amministrazioni, perché richiede alle pubbliche amministrazioni di esporre sui propri siti istituzionali molti dati che prima non era necessario esporre. Questo è costoso, ovviamente. Ci si può chiedere se sia sufficiente, cioè se pubblicare sul sito sia veramente utile, probabilmente sì, ma sufficiente per contrastare e addirittura prevenire, secondo l'accezione più ottimista, la corruzione e la maladministration. Su questo torneremo, avrete capito che io ho maturato qualche perplessità sul punto, però voglio dire, è un tema sicuramente aperto. Il diritto di accesso civico
ha come strumento operativo fondamentale la sezione amministrazione trasparente dei siti, perché lì, secondo quello schema, come dire, un po' omologante, ma certamente anche rassicurante, perché è uniforme per tutte le pubbliche amministrazioni. Voi avete una sorta di mappatura e potete trovare i riferimenti concettuali che vi interessano, stando peraltro bene attenti a sottolineare il fatto che non è detto che tutti i documenti o tutte le informazioni che sono inserite in quella sezione sono complete necessariamente, perché il decreto 33 e poi sulla stessa falsariga le discipline locali, diciamo così, stabiliscono che in alcuni casi i documenti debbano essere interamente pubblicati, in altri casi soltanto per estratto e in altri casi ancora è richiesta la pubblicazione addirittura soltanto dell'elenco degli atti di un certo tipo che in un certo lasso di tempo sono stati emanati dalla pubblica amministrazione. Questo perché? Per varie ragioni, quelle a cui facevo riferimento prima quando vi dicevo che il principio di trasparenza ha a che fare con altri corollari del macro principio di buona amministrazione, quindi in parte per ragioni di economicità, in parte per garantire quelle salubri sacche di opacità che devono comunque essere garantite perché corrispondono alla tutela di principi di interesse pubblico e di diritti individuali comunque di fondamentale rilievo. Non so se Alessandra voglia dire qualcosa sulle specificità della normativa. Sì, qui è opportuno, perché siamo qui per informare di quali sono gli strumenti per i cittadini, è opportuno evidenziare che nell'ambito regionale l'oggetto, la possibilità di richiedere queste di attivare l'accesso generalizzato ha un distinguo, nel senso che l'oggetto dal punto di vista del legislatore nazionale di una possibile richiesta di accesso generalizzato è nei documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, ma anche nei dati. Il legislatore regionale, a fronte della specificità e anche della sostanziale, non parlo del Comune di Trento in questo caso, ma della specifica strutturazione delle amministrazioni comunali locali che sono sostanzialmente microstrutture, ha ritenuto necessario limitare l'oggetto delle possibili richieste di accesso generalizzato ai soli documenti. Quindi questo distinguo è importante evidenziarlo perché nel nostro ordinamento non tutte le richieste di diritto di accesso che pensate il legislatore nazionale sarebbero accoglibili, qui non lo sono perché appunto i semplici dati non contenuti in un documento già formato dall'amministrazione non è possibile siano oggetto di richieste di accesso generalizzato. Questa è una percezione importante. Prego. Ma la ragione sostanzialmente, come le dicevo, è la strutturazione delle nostre amministrazioni locali, nel senso che gestire la trasmissione di dati richiede una certa competenza, una certa struttura. Ripeto, non è particolarmente significativa per chi rappresento, perché il Comune di Trento, viste le sue dimensioni, ha una struttura dedicata, ma stiamo parlando di comuni trentini con delle strutture minuscole in molti casi, e quindi il legislatore regionale, proprio in considerazione della specificità delle strutture comunali, ha ritenuto di limitare i documenti. È evidente che poi nell'ottica collaborativa, se il dato è facilmente disponibile, l'amministrazione non ha alcun interesse a opporre dinieghi, però è una precisazione da fare per informare correttamente circa l'ambito di operatività della norma in sede locale. Ecco. Ecco. Una disposizione che è contenuta nel decreto 33 e che viene spesso evocata, è stata anche evocata in queste giornate e su cui secondo me è bene fare qualche precisazione o quantomeno offrirvi qualche sollecitazione, diciamo, è questa. Come potete vedere, l'articolo 7 del decreto legislativo 33 e poi ripreso ancora una volta dai legislatori locali, che non potrebbero fare altrimenti di fatto, dice
che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico, cioè quelli che si trovano sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, sono pubblicati in open access e sono riutilizzabili, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. Allora, questa è sicuramente una bellissima cosa che dimostra come il principio di trasparenza sia strettamente connesso col principio di apertura, no? E come l'idea sia quella di instaurare un rapporto massimamente dialogico fra amministrazione e amministrati, che nel momento in cui consente a questi ultimi di conoscere, consente loro anche di usare quello a cui hanno avuto accesso conoscitivo, per così dire. Questo però ha anche dei profili, come dire, oscuri, nel senso proprio letterale del termine. Cioè è chiaro che se una pubblica amministrazione è consapevole che tutto quello che pubblica online deve essere in formato di open access e quindi deve essere riutilizzabile, si deve anche porre dei quesiti circa l'opportunità di farlo a monte. Questo io ve lo dico prendendo spunto dalle linee guida del famoso garante privacy, che in realtà ufficialmente si chiama garante per il trattamento dei dati personali, il quale ha avuto modo di esprimersi anche più volte in realtà su questo fronte, dicendo delle cose interessanti che io leggo proprio nella chiave della responsabilizzazione dell'attività della pubblica amministrazione, in relazione al fatto che la gestione, il trattamento dei dati, in particolare di quelli personali, cioè di quelli che riguardano persone riconoscibili, è una cosa delicata, è un'attività estremamente delicata e che quindi va maneggiata con cautela. Dice infatti il garante privacy nelle sue linee guida, e io volentieri ve lo ricordo per darvi l'idea di come questa sia veramente un'attività complessa e di come la trasparenza non abbia una sola faccia, ma sia una sorta di giano bifronte, per cui essere trasparenti non vuol dire necessariamente pubblicare tutto, ma vuol dire stare attenti nel scegliere cosa pubblicare e cosa no, perché anche l'opacità può essere paradossalmente trasparente se è oculatamente gestita. Dice quindi il garante, vi stavo raccontando, innanzitutto che non possono essere mai pubblicati sul sito istituzionale i dati sensibili delle persone, che sono quelli che per definizione sono coperti da un particolare livello di delicatezza, diciamo così, perché se sono resi noti potrebbero esporre le persone a cui si riferiscono a discriminazioni. E sono quelli, come sapete, che riguardano l'origine razziale ed etnica delle persone, la sfera latamente ideologica, quindi l'adesione a partiti, confessioni religiose, eccetera, eccetera, i dati che riguardano lo stato di salute e quelli che riguardano la vita sessuale. E di questi non ci deve essere traccia in open access, ovviamente. Ma poi, dice il garante, c'è tutta la sfera della riservatezza, che non è detto che coincida, no, necessariamente con quella dei dati sensibili. E poiché pubblicare online i dati delle persone è comunque un trattamento di dati personali, cioè un'attività complessa che svolge una pubblica amministrazione, non è che perché c'è il decreto 33, dice il garante, le pubbliche amministrazioni automaticamente di default devono dare per scontato di poter pubblicare tutto sul sito istituzionale. Ogni volta si devono domandare se è legittimo farlo, e più precisamente se farlo corrisponde a un principio generale che è contenuto nel decreto legislativo 196 del 2003, che è anche lui familiarmente noto come codice della privacy. Qual è questo principio? Il principio di necessità del trattamento. Quindi, sostanzialmente, i dati personali, cioè quelli che sono riconducibili al loro titolare, possono entro certi limiti essere pubblicati online, ma solo se è strettamente indispensabile, il che vi dà l'idea di come nulla veramente in questo settore possa essere dato per scontato e anche della complessità dei compiti a cui è chiamata la pubblica amministrazione, della complessità del quadro normativo. Il decreto 33 abbiamo capito che non va letto da solo perché come minimo, anche solo guardando la disciplina nazionale, deve essere letto insieme con la legge 241 del 1990. Ma non solo, c'è anche tutta la questione della tutela della riservatezza e del trattamento dei dati personali. Sono tutte normative che si affastellano, a volte si accavallano, a volte non è chiaro quale debba prevalere sulle altre e che la pubblica amministrazione, e sì, questa è la cruda verità,
la pubblica amministrazione deve essere in grado, almeno si presume che sia in grado, di maneggiare tutte insieme. Non è una cosa facile. Bisogna che la pubblica amministrazione si attrezzi, che acquisisca un know-how, come dire, e non a caso vi segnalo, perché è un dato, come dire, antropologicamente interessante, che proprio nella disciplina sul trattamento dei dati personali, quando si parla di responsabilità, eccetera, si dice che il trattamento di dati personali viene considerato come un'attività pericolosa. Perché di fatto lo è, perché è talmente, no, difficile gestire oculatamente tutte queste diverse discipline in cui io sto cercando di districarmi, però con una certa difficoltà perché devo riassumere molto e vi devo parlare di macro principi, che veramente diventa qualcosa di rischioso quando la pubblica amministrazione cerca di muoversi in questo campo. Non a caso io in questa slide ho cercato di come dire, rappresentare graficamente un concetto a cui tengo molto. Io prima vi ho detto nell'introduzione che secondo me, e sono molto convinta di questo e ho cercato anche di dimostrarvelo, quello che oggi contraddistingue il principio di trasparenza è la polisemia, cioè il fatto che ci siano più nozioni di trasparenza che sono accolte dai legislatori e nella prassi amministrativa nel nostro ordinamento giuridico. Allora è facile dare per scontato ciò che non è scontato, e sarebbe un errore farlo, secondo me, e cioè che queste due nozioni di trasparenza siano antagoniste l'una rispetto all'altra, siano alternative. In realtà non è così, io credo, e come ho già avuto modo di dirvi, io credo che al contrario i due concetti di trasparenza debbano essere integrati e armonizzati l'uno con l'altro, e credo che il legislatore del decreto 33, che ha definito la trasparenza in quel modo che vi ho detto all'inizio, come accessibilità totale, in realtà però avesse ben presente anche il concetto tradizionale di trasparenza, quello che ha a che fare con la conoscibilità e con la controllabilità dell'attività della pubblica amministrazione. E a mio parere questa consapevolezza del legislatore del 2013 è ben dimostrata dall'articolo 6 del decreto 33, che è sicuramente una disposizione, trovo bellissima, forse un po' ambiziosa, e forse poco realizzabile se presa sul serio in relazione alla concretezza di come l'attività amministrativa si svolge nella ristrettezza delle risorse. Non è una critica, è una constatazione, però ci sono margini di miglioramento, il che è stimolante ed è the bright side, come dire. Allora, l'articolo 6 del decreto legislativo parla di qualità delle informazioni utilizzate dalla pubblica amministrazione e dice che ci sono dei caratteri qualitativi delle informazioni che l'amministrazione utilizza che devono essere garantiti. E quali sono questi caratteri? Quelli che voi trovate enumerati in questo schemino a forma di alveare, cioè l'integrità, che vuol dire che il dato, quando è pubblicato, bisogna stare attenti di pubblicarlo tutto, che non sia difettoso, che non sia mancante di parti, che sia integro. L'aggiornamento, se nel frattempo è cambiato e bisogna continuare a metterlo online, bisogna cambiarlo anche sul sito, perché sennò si dà un'informazione falsa, naturalmente. Una persona che magari ha cambiato lo suo status, ha cambiato la situazione nel casellario giudiziario penale, ci possono essere tantissime cose che cambiano. Il dato deve essere sempre aggiornato, che vuol dire che l'amministrazione che lo ha pubblicato deve stare allerta e deve verificare gli eventuali cambiamenti. Deve essere completo, certo, perché anche un dato parziale può essere erroneo, no? Perché non dà veramente conto della situazione esistente. Deve essere tempestivo, questo è un punto molto importante. Il legislatore oggi dà molta importanza al rispetto dei termini nell'attività della pubblica amministrazione e alla velocità dell'attività della pubblica amministrazione. Tant'è vero che questo stesso articolo, che di per sé ha una caratteristica qualitativa intrinseca notevole, un po' nega se stesso quando dice che se per migliorare la qualità delle informazioni è necessario violare il termine previsto per il loro utilizzo, non si può farlo, bisogna comunque rispettare il termine. Quindi il valore dominante è la tempestività dal punto di vista qualitativo.
la semplicità di consultazione e la facile accessibilità. Ma tutto questo, in realtà, si risolve nella caratteristica che ho messo al centro, scritta bella grossa, la comprensibilità. La comprensibilità di cosa? Dei dati, delle informazioni, del contenuto dei documenti e quindi della comunicazione pubblica. Questo, secondo me, è un punto fondamentale e rappresenta forse la vera sfida della trasparenza oggi. Mi limito a richiamare un problema, secondo me fondamentale, che è aperto quando si parla di trasparenza amministrativa, di comprensibilità, di comunicazione pubblica, che ha a che fare con il linguaggio. Qual è il linguaggio che deve essere utilizzato dalla pubblica amministrazione quando comunica con i cittadini per rendersi comprensibile? Questo è il macro tema, ovviamente, rispetto al quale ci sono scuole di pensiero e visioni del mondo molto diverse l'una dall'altra. Se ne fronteggiano essenzialmente due. Io ve lo dico in termini molto riassuntivi, però in realtà il sottobosco delle sottoteorie è estremamente variegato. Esatto. Allora, teoria numero uno. Il linguaggio con cui l'amministrazione si esprime deve essere quanto più è possibile simile al linguaggio comune, in modo che i cittadini siano alla portata del linguaggio utilizzato dall'amministrazione. Problema è, ma spesso la pubblica amministrazione si avvale di un linguaggio tecnico, di un linguaggio giuridico. Quando noi studiamo giurisprudenza, abbiamo fatto tutte e tre, quindi tutte le persone qui sedute lo sanno molto bene, cos'è che ci dicono quando siamo studenti del primo anno? Guardate che gli strumenti tecnici del giurista sono le parole, i termini, è il linguaggio. Quindi il linguaggio è tecnico per una ragione che non va sottovalutata, perché i singoli termini hanno ognuno la sua funzione, la sua portata semantica e il suo obiettivo, che non deve essere snaturato. Allora, parlare di autorizzazione o di concessione non è come parlare di permesso. Sono tre cose diverse. E non è detto che sostituire il termine generale comune permesso con quelli tecnici, o viceversa, sia una buona idea. Non solo perché non è corretto dal punto di vista dell'amministrazione, ma soprattutto, e questa è la cosa più importante ai nostri fini, perché potrebbe destabilizzare, indurre in errore i destinatari dell'informazione, che potrebbero dare per scontato ciò che non è scontato. E cioè, per esempio, che un'autorizzazione e una concessione siano la stessa cosa, quando invece hanno caratteristiche diverse anche per il modo in cui si chiedono e per i presupposti che servono per ottenerle. Allora emerge la seconda tesi, che come avrete ben capito è quella che io condivido, questo non vuol dire che sia quella giusta, e che però è molto più costosa, perché richiede uno sforzo maggiore alla pubblica amministrazione. Ed è quella in base alla quale il linguaggio tecnico deve restare tecnico, però ci deve essere una disponibilità della pubblica amministrazione per illustrare al destinatario della comunicazione il significato del linguaggio tecnico. Questo ovviamente non si fa a costo zero e richiede anche una professionalità e una competenza che non sono scontate, che non devono essere scontate, che devono essere acquisite in un processo, come dire, di elaborazione concettuale progressivo anche per chi lavora all'interno della pubblica amministrazione. Io credo però che quella del linguaggio sia, in prospettiva di comprensibilità e trasparenza effettiva dell'attività amministrativa, la vera sfida per il presente e soprattutto per il futuro. E quindi in questi termini ve la pongo. Come avete visto, quindi, i confini della trasparenza non sono confini rigidi, sono confini mobili. Sono confini mobili che hanno a che fare con le caratteristiche dei casi concreti, con le caratteristiche dei singoli settori, per esempio tecnico-giuridici, che possono richiedere lo spostamento della confine, per l'appunto, fra trasparenza pubblicità e trasparenza opacità in maniera diversa. E ci tengo molto a ribadire quello che vi ho già detto prima, e cioè che a maggior ragione tenendo conto della complessità e della differenziazione delle tematiche che possono essere l'oggetto dell'attività della pubblica amministrazione, l'interlocutore, come dire, logico della trasparenza intesa come accessibilità, che sembra essere l'accezione più moderna e più glam, ma non è l'unica,
della trasparenza può essere visto nei segreti di diritto pubblico, ma anche nella segretezza del diritto privato, quando è necessario garantire i diritti fondamentali delle persone per non soltanto proteggere loro, ma proteggere l'integrità e la sopravvivenza del sistema che poggia anche sulla tutela dei diritti fondamentali. Tant'è vero che, come avete visto leggendo prima la definizione di trasparenza offerta dall'articolo 1 del decreto 33, la trasparenza a sua volta è vista come garanzia dei diritti, quindi circolarmente in qualche modo il sistema che poggia anche su sacche di opacità giustifica se stesso. E siamo partiti dall'idea originaria di trasparenza, quella precedente alla codificazione nel decreto 33 e quella codificata nella legge 241 del 1990. Io credo che, come vi dicevo, non siano due idee antagoniste e credo che si possano fondere in vari istituti che rappresentano altrettanti esempi operativi di come la trasparenza può, deve e dovrebbe operare nell'ordinamento vigente. Io qui ve ne ho indicate alcune di esemplificazioni che ritengo particolarmente significative, sia in prospettiva, come dire, sistematica, sia tenendo conto, l'avevo fatta prima la slide, quindi guardando il programma, ma anche un po' sentendo le cose che sono state dette in questi giorni, alla luce di quello che è successo qui in queste giornate. Allora, innanzitutto noi siamo qui la rappresentazione plastica della trasparenza perché, come diceva giustamente prima Alessandra Glianes, oggi celebriamo la giornata della trasparenza. La giornata della trasparenza è uno strumento di trasparenza, come è di una tautologica evidenza. È uno strumento di trasparenza perché serve per comunicare, di fatto. La pubblica amministrazione comunica nei confronti dei cittadini le cose che ha da dire, le cose che ha fatto, quelle che sta facendo, quelle che vuole fare, ma potenzialmente anche quelle che fa fatica a fare. E allora, proprio perché oggi è la giornata della trasparenza, io vi devo dire che una difficoltà grossissima che trovano le pubbliche amministrazioni è quella della gestione della normativa, quando parla in particolare dell'accesso generalizzato. Io ho glissato elegantemente sul punto prima perché vi volevo dare una visione d'insieme, però rientra fra i miei doveri segnalarvi che il decreto 33 nella sua formulazione vigente dice che ci sono dei limiti all'accesso generalizzato che sono molto simili di fatto a quelli che valgono per l'accesso documentale, cioè limiti di interesse pubblico, limiti di interesse privato che hanno a che fare con la tutela della riservatezza, con la tutela della sfera intima delle persone, la prendo volutamente un po' larga cambiando un po' i termini normativi, e con il segreto industriale commerciale, no? Ecco. Allora, quando è che operano questi limiti? Dice il legislatore, quando consentire l'accesso generalizzato comporterebbe un danno reale, effettivo, oggettivo, concreto a uno di questi diritti. Vi ricordate che però l'accesso generalizzato, la richiesta di accesso generalizzato non deve essere motivata dall'istante. Quindi io che sono l'amministrazione ricevo l'istanza. Come faccio a sapere se nel caso concreto prevale l'interesse alla pubblicità o comunque alla comunicazione e quello alla segretezza, dato che io non so qual è l'aspirazione sottostante alla richiesta di accesso generalizzato e non lo so, non perché il richiedente è stato discolo e non me l'ha detto, ma perché non me lo deve dire, perché nessuno glielo chiede di dirmelo. Voi capite che guardando a questa fattispecie dall'esterno, cioè come amministrato, è facile avere una visione manichea per cui pubblicare tutto la via maestra, però ho cercato di dimostrarvi come in realtà questo non è vero che sia la via maestra, come ci siano degli interessi e dei diritti confliggenti con la pubblicazione che hanno però una rilevanza anche costituzionale oltre che sistematica e giuridica. Quindi la giornata della trasparenza, io credo, e lo faccio da, quindi non sospetta, ok, da esterna all'amministrazione, serve anche, secondo me, per dire ai cittadini,
avete ragione a chiedere le cose, parliamone, però guardate che è difficile anche gestire questa questione dal punto di vista dell'amministrazione. Ci sono questioni che è più facile gestire, altre sulle quali stiamo ancora lavorando e ci stiamo attrezzando. E non è facile trovare un equilibrio, un contemperamento fra gli interessi contrapposti, no? E questo è, io credo, proprio perché vengo dall'esterno rispetto all'amministrazione, uno dei valori aggiunti e dei messaggi che dovrebbe passare nella giornata della trasparenza. Non soltanto una visione in termini di bianco o di nero, ma ci sono tante gradazioni di grigio che non è facilissimo gestire. Non è facilissimo gestirlo dall'interno, anche per noi che ce ne occupiamo a livello scientifico, non è facile raccapezzarsi. E questo va chiarito, secondo me, nei confronti degli interlocutori dell'amministrazione a livello di comunicazione pubblica. Poi ci sono altri strumenti, oltre a quelli che abbiamo già descritto, e mi pare che in queste giornate molto si sia parlato dei servizi online. I servizi online possono avere varie modalità di erogazione e di espressione. Ci sono tanti modi in cui la pubblica amministrazione può essere smart da questo punto di vista, fermo restando che secondo me è smart non soltanto se fa le cose online, ma è smart anche se comunica efficacemente e se chiarisce che non c'è soltanto l'interazione telematica, anche perché l'interazione telematica ha un piccolo presupposto, cioè l'alfabetizzazione telematica dei destinatari, che non può essere data per scontata. E quindi, secondo me, l'amministrazione è veramente smart se si rende conto di questo e se affianca l'offerta telematica e online, che è sicuramente più efficace ed efficiente per molti aspetti, a quella tradizionale. Non si può operare una svolta radicale dall'oggi al domani senza tener conto del livello di alfabetizzazione dei destinatari, perché questo che... Se uno ha una visione molto restrittiva della smartness, potrebbe essere molto smart, in realtà dal mio punto di vista, con invece una visione onnicomprensiva della buona amministrazione, non sarebbe per niente smart, detta proprio come è stato evidenziato, ed è una cosa a cui io tengo molto, che condivido e che quindi amo ribadire in questa sede. È un lungo percorso. Ci sono poi tantissime cose che possono essere fatte online, tantissime app, per esempio, e ho sentito cose molto interessanti in queste giornate, che hanno a che fare da un lato con la comunicazione, cioè l'amministrazione che spiega agli amministrati cosa sta facendo, il rent bike, la questione delle pulizie delle strade, ma anche cose proprio informative base, la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua. Ci sono tutte queste app che ho sentito descrivere, che sono anche disponibili sul sito del comune, perché sono andata anche a guardarmele, no? E che hanno a che fare con lo scambio di informazioni. Ma lo scambio deve essere bilaterale. Quindi, come abbiamo sentito anche questa mattina, alcune di queste app sono anche passive, per così dire, no? Cioè in ricezione. C'è il cittadino che non solo utilizza i dati che sono a disposizione, ma ne fornisce anche all'amministrazione, in modo che la risposta alle esigenze da parte dell'amministrazione possa essere più pronta, più adeguata, più mirata e quindi più smart, se vogliamo proprio dirla. Ci sono poi dei settori in cui queste ricadute operative sono particolarmente rilevanti, perché sono settori che si prestano molto alla trasparenza amministrativa nella sua nuova accezione di scambio fra amministrazione e amministrati, e io volutamente ho inserito qui un settore di cui si è parlato molto in questi giorni, e cioè il governo del territorio. Io ho sentito stamattina proprio sottolineare il fatto che oggi non si parla più di urbanistica, ma si parla di governo del territorio. Cosa sacrosanta già a livello costituzionale, perché lo stesso articolo 117 della Costituzione, che non parla più di urbanistica e parla di governo del territorio, però quello che è secondo me significativo nel settore del governo del territorio è proprio il fatto che la trasparenza nelle sue varie eccezioni ha reso anche più partecipata l'attività della pubblica amministrazione. E la partecipazione di cui stiamo parlando adesso non è più soltanto la partecipazione procedimentale, quella di cui abbiamo parlato all'inizio, ma è una partecipazione che introduce un rapporto fra amministrazione e amministrati che non è più soltanto bilaterale, ma diventa multilaterale e reticolare.
Avete parlato, credo stamattina, perché io ne ho sentito un pezzo, del nuovo PRG, no? Ecco, il modo in cui si arriva a formare i piani regolatori è esattamente un esempio di questo. Una volta, nella legge urbanistica, nelle leggi regionali che l'hanno recepita, come funzionava la partecipazione alla formazione del piano regolatore? Il singolo presentava l'osservazione, l'amministrazione se voleva la leggeva, poi rispondeva, gli diceva sì, l'accolgo, no, non l'accolgo, l'accolgo in parte, grazie, arrivederci. Un rapporto bilaterale fra amministrazione e amministrato. Oggi, con la partecipazione telematica, che si affianca a quella cartacea, non la sostituisce, per le ragioni che abbiamo detto prima, tizio che partecipa viene letto, nella sua osservazione, non soltanto dall'amministrazione, ma anche da Caio Sempronio, meglio Filano, cioè da tutti quanti gli altri, che possono presentare la loro osservazione, ma nel farlo possono anche rispondere a Tizio. E quindi si arricchisce il momento partecipativo, diventa veramente trasparente, non diventa propriamente codeliberativo, come dice a volte qualcuno, perché poi io credo che sia giusto, che sia chiaro come si svolgono i ruoli. L'amministrazione decide, gli amministrati possono però interagire con l'amministrazione per indirizzare, influenzare, arricchire il momento dell'istruttorio e poi quello della decisione. Ma il meccanismo non è più soltanto improntato a più rapporti bilaterali che si affiancano l'uno all'altro, ma all'instaurazione di un rapporto multilaterale e reticolare. Io credo che la ricchezza della trasparenza sia proprio questa. Per questo, e qui concludo, tengo molto a sottolineare come la trasparenza sia oggi, sia quella tradizionale che quella nuova, che si affiancano l'una all'altra e che proprio affiancando si hanno modificato e stanno modificando e auspicabilmente migliorando, certamente rendendo più complesso, nel senso positivo, il rapporto fra amministrazione e amministrati, che poggia su l'arricchimento enorme delle potenzialità degli strumenti nuovi che possono essere usati per dialogare fra amministrazione e amministrati, ma questo però richiede delle responsabilità da parte dei cittadini che si devono alfabetizzare, dell'amministrazione che quando può, ricordatevi sempre il principio di efficacia, efficienza e economicità, deve anche lei farsi parte dirigente e cercare di aiutare i cittadini ad alfabetizzarsi in un rapporto sinergico e di collaborazione reciproca, e poi da parte della pubblica amministrazione nell'acquisizione di nuove competenze, nell'arricchimento del suo know-how, di quello che, del saper fare da parte dell'amministrazione, che anche questo va acquisito nel corso del tempo, non può essere dato per scontato. Ma io credo che, e lo diceva in apertura il suo intervento Alessandra, non è così scontato acquisire questi nuovi know-how, la strada è impervia e si passa necessariamente da un processo di responsabilizzazione, e solo una responsabilizzazione di entrambe le parti di questo rapporto dialogico può portare non alla sostituzione, ma all'affiancamento della trasparenza degli atti e dei procedimenti, la trasparenza dell'attività nel suo insieme, che poi è forse il preludio per la partecipazione in senso ampio e comunque per il miglioramento complessivo dell'attività della pubblica amministrazione. Bene, con questo direi che ho cercato di darvi una visione d'insieme e anche un po' di sollecitazioni non monolitiche, cioè un po' problematiche, cercando di evidenziare, l'abbiamo fatto entrambe, mi sembra, le luci e le ombre, perché non bisogna nascondersi che ci sono anche dei profili ancora complessi e problematici, no? Però ci sono. No, credo che sia interessante proprio questo percorso, no? Che fa non solo l'amministrazione, ma che fanno anche i cittadini, quindi vederla da entrambi i lati e continuare a vederla da entrambi i lati, poi è molto interessante, credo, anche il discorso del linguaggio, della comunicazione, che è una cosa su cui si lavora molto. E nel pubblico c'è anche il direttore generale del Comune di Trento, Chiara Morandini, e il segretario generale Cecilia Ambrosi, c'è presto anche Francesca Merer che si occupa di semplificazione, quindi il Comune di Trento sono ambiti che comunque cercano di camminare insieme. Non so se ecco, e loro volevano aggiungere qualcosa al termine di questa giornata della trasparenza proprio, no? Non so chi vuole partire. Beh, innanzitutto con un ringraziamento, perché diciamo che abbiamo fatto trasparenza. Oggi assistiamo forse a un'attesa rilevante da parte della cittadinanza, avere
tutto, l'accessibilità totale ormai è un mantra che leggiamo e sentiamo, quindi sottolineare anche i profili problematici e i diritti che devono essere contemperati della tutela dei dati personali. Io ho assistito a alcuni interventi giovedì, dove invece si puntava l'accento alla necessità di tutelare i dati personali, di non farseli scappare, di non creare occasioni di diffusione e di dispersione. Quindi, come dire, comunicare la necessità di contemperare i due piani vuol dire fare corretta informazione. Tra l'altro, volevo solo fare un breve commento al discorso del linguaggio. Anch'io condivido il fatto che non si deve rinunciare al linguaggio tecnico, però bisogna anche dire, per noi che siamo nell'amministrazione da parecchi anni, che tra quello che abbiamo imparato a fare per tradizione, per prassi, 20-30 anni fa, e quello che possiamo fare oggi pur conservando il linguaggio tecnico, c'è tanto, perché si può essere tecnici ma essere semplici. Mentre io sono entrata nell'amministrazione dove la complessità corrispondeva a un malinteso senso di competenza, quindi anche per noi serve, senza rinunciare a niente della nostra formazione, del fatto che non occorre banalizzare né creare affidamenti che non ci sono, quindi d'accordissimo su questo, però si può fare tanto. Grazie. Grazie quindi a Cecilia Ambrosi, il segretario generale del Comune di Trento, e sentiamo anche Chiara Morandini. Beh, mi associo a Cecilia nel ringraziare anche le due relatrici per questo intervento. E mi piace anche ricondurre ad unità, no? Perché questa giornata della trasparenza, in cui di trasparenza in senso tecnico abbiamo parlato in questa oretta finale, ma in realtà ci sono tante sfaccettature, tanti modi di intendere la trasparenza e tanti modi di essere trasparente. Condivido il fatto che ha evidenziato la professoressa riguardo al fatto che questo esige uno sforzo notevole, sia da un lato per rispettare le indicazioni normative, che a volte trasparenti non sono, insomma, dall'altro per andare oltre il rispetto della norma e favorire la crescita di una cultura della trasparenza da parte di chi amministra e da parte di chi è amministrato. E quello che abbiamo sentito oggi ne testimonia lo sforzo, credo, da parte delle amministrazioni. E anche da questo punto di vista il fare rete anche tra amministrazioni è fondamentale per gestire i dati, le informazioni, ma soprattutto per dare ai cittadini un'informazione completa, perché una parte dei dati che li riguardano sono in un'amministrazione e una parte nell'altra. Da questo punto di vista, per esempio, il fatto di avere un portale di dati di open data a livello provinciale è una cosa che favorisce questo e che non sta scritto in nessuna norma. Io mi sento anche di ringraziare non solo chi è intervenuto stasera, ma anche tutta l'organizzazione che rappresento stasera, perché e anche le altre che hanno collaborato a questa iniziativa, a questa giornata, perché testimoniano uno sforzo che non è scontato e di cui anche come cittadini dobbiamo ringraziare, credo. Bene, quindi grazie, credo che sia venuto il momento, questo camminare insieme comunque, no? In qualche modo si cresce solo, e quindi la giornata della trasparenza può proprio essere un'occasione per dirsi anche le cose, per scoprire anche cosa c'è dall'altra parte di questo rapporto che, di trasparenza, che, come diceva la professoressa Simonati, deve essere bilaterale.
Non so se volete aggiungere qualcosa, se no lasciamo il prossimo appuntamento Smart e vi invitiamo a seguire tutti questi appuntamenti. Domani anche ci sarà una giornata molto, molto importante e poi comunque voglio dire il Comune di Trento è sempre lì, anche oltre alla giornata della trasparenza, credo che abbiamo molti input da parte dei cittadini, dei nostri interlocutori e lo possiamo fare, lo si fa tutti i giorni, quindi credo che questo sia anche il messaggio di queste giornate. Bene. Grazie. Grazie.